Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Anche noi, in queste ore che ci avvicinano ad Alba, vorremmo essere come le girofole, le donne che portano la vita, come abbiamo sentito nel Vangelo ora proclamato. E questa presenza delle girofole c'è in tutti i Vangeli, a testimonianza dell'importanza di questo che potrebbe sembrare naturale. Vogliamo essere anche noi, dunque, parte di questa associazione, perché è una vera e propria associazione, come ci sarebbero stati poi nel Medioevo e nell'età moderna, le confraternite e i morti. Ma qui era più che un'associazione, era una intensità affettiva che si esprimeva. Queste donne volevano correre al sepolcro per restituire almeno un frammento di quell'amore che avevano ricevuto. E anche noi, allora, vogliamo con loro, in questo giorno di Pasqua e nei prossimi giorni dell'ottava, correre da Gesù, invece degli unguenti, portiamo qualcosa di noi stessi, portiamo le nostre domande, portiamo i nostri sacrifici, portiamo i nostri desideri che li purifichi, le nostre attese perché le compia se sono vere. Portiamo noi stessi. Ecco perché tutti i Vangeli portano questo episodio, perché è un invito per tutti noi a venerare il corpo di Gesù e ad adorare il suo corpo piagato e glorificato. I Vangeli riportano questo episodio delle girofole con particolari difetti, e questo è una prova dell'autenticità di questo mondo. Non si sono messi d'accordo, hanno raccontato ciascuno secondo la tradizione che avevano ricevuto. Le donne che corrono al sepolcro esprimono la qualità dell'affetto femminile, e anche noi vogliamo entrare in questo affetto. Non lasciamo che passi il tempo di Pasqua senza domandare a Dio, e la nostra fede è spesso intellettualistica e fredda, fatta di ragionamenti, sia ignorata dal sacro della carità e diventi amore di Cristo che risponde all'amore di Cristo. Gesù si fa incontro alle donne nel racconto di Matteo, così sarà diversamente invece negli altri Vangeli. E queste, a differenza di quello che accadrà per esempio a Maria di Magdala, non si sentono dire da Gesù: non toccarmi, non sono ancora salito al Padre. Hanno la possibilità di baciarmi i piedi, di inginocchiarsi e di adorare. Gesù, in altre parole, si rivela a chi vuole e come vuole. Avrebbe potuto rivelarsi a tutti. Ormai non aveva più il condizionamento del nostro corpo fisico, che
che può tutt'al più entrare in rapporto con decine o centinaia di persone, migliaia se parla un grande pubblico. Avrebbe potuto incontrare ogni uomo della terra, incrociandolo sulla sua strada. Gesù ha scelto diversamente, ha scelto di incontrare soltanto taluni, e ciascuno in un modo specifico, con una specifica vocazione, con uno specifico rapporto. Ha voluto cioè che il diffondersi della sua comunità passasse attraverso la maturità di una piccola comunità che avrebbe invaso a tutto il mondo. Raccogliamo anche noi questa sera questo invito. Chiediamo al Signore di essere questa piccola comunità a cui Lui si è rivelato, perché questa sera per l'ennesima volta Lui si è rivelato a noi, si è fatto vedere, e che questa piccola comunità diventi il fuoco che incendia la terra. Si è rivelato a noi e ciascuno di noi può dire in modo concreto, forse anche il tempo e l'ora in cui ha concepito in modo convincente e affascinante questa rivelazione di Gesù. Accogliamo dunque tutte le strade che questa parrocchia sta mettendo in atto per i piccoli, per i giovani, per gli adulti, perché possano nascere comunità affettivamente intense e infuocate dall'amore di Cristo e dall'amore per Cristo. In quasi tutti i Vangeli Egli dice: andate a dire agli apostoli. Dunque la nostra fede non si fonda soltanto sulla testimonianza di queste donne. Voi sapete, nell'antichità, per fortuna oggi le cose sono cambiate, la testimonianza delle donne non aveva valore nei tribunali. Oggi invece le cose sono cambiate, ma la testimonianza delle donne è stato l'inizio, il cerino che ha acceso poi definitivamente la fede degli apostoli e dei discepoli. E San Paolo dice diversamente dai Vangeli: egli apparve primo a Pietro. Dunque è sulla fede delle donne e sulla fede degli apostoli che si basa e si fonda la nostra fede di oggi. Perché decide di trovarsi, di raggiungere la Galilea? Io penso che qui ci sia un accenno alla sua ascensione. La Galilea era il luogo dove era iniziato il suo ministero. La Galilea è il luogo dove questo ministero terminerà. In fondo, tutta la nostra vita non è che ritornare all'origine. E così anche per Gesù. L'origine affettivo, quasi l'archetipo di tutta quanta la sua vita di missionario, sono stati i primi incontri in Galilea. E devi poi tornare lì per concludere e salire al cielo proprio da dove tutto era cominciato. Anche noi allora siamo chiamati a raggiungerlo in Galilea, cioè a raggiungerlo attraverso questi giorni che ci porteranno all'ascensione, attraverso la condivisione dei suoi 40 giorni. Abbiamo acceso il cielo pasquale, che significa appunto
tanto la presenza in noi di Gesù risorto, questi 40 giorni che ci abilitano ad incontrarlo in questa sua nuova forma di vita. Da ultimo voglio ricordare a tutti voi che il risorto non è un corpo rianimato. Non è accaduto a Gesù quello che era accaduto a Lazzaro o al figlio della vedova di Nain o ad altre persone che erano state risuscitate. Per loro questa resuscitazione era in realtà un riportarli alla vita di prima. Per Gesù non è così. La vita che è iniziata con la risurrezione è una vita, come abbiamo sentito, in altre dimensioni, mantenendo la visibilità, laddove lo voleva, del suo corpo, così come era stato riconosciuto durante i 30 anni della vita pubblica. Una vita antica e nuova, una vita definitiva che non sarebbe stata più segnata dal tempo, una vita di totale comunione col Padre. Questa vita per noi certamente si compierà oltre il tempo, ma già inizia in questo tempo. E soprattutto, come abbiamo sentito da San Paolo nel brano della lettera ai Romani, è iniziata con il battesimo e si perfeziona nella Eucaristia. L'Eucaristia, infatti, non è altro che il corpo risorto di Gesù. E quando riceviamo l'Eucaristia, noi entriamo in una comunione perfetta col suo corpo risorto. E anche noi stessi cominciamo a risorgere. Anche il nostro corpo, oltre che la nostra anima, anche la nostra fisicità, i nostri sensi, la nostra sensibilità inizia a partecipare di questa sensibilità definitiva che avremo oltre il tempo. Farmaco di immortalità hanno chiamato le prime comunità cristiane l'Eucaristia. E quindi questi 40 giorni di permanenza di Gesù in mezzo a noi siano anche i giorni dell'Eucaristia e i giorni in cui nutrirci con la meditazione della parola di Dio, di ciò che Egli ha fatto e continua a fare per voi. Sia lodato Gesù Cristo.